Am Anfang steht natürlich die Vision, der Traum. In principio c'è naturalmente la visione, il sogno. Il sogno di superare lo scoglio, di riuscire nell'intento, di raggiungere il proprio limite. E come diceva Confucio, alla fine la via è la meta. E in questa saggezza sono compresi entrambi gli elementi, la meta e la via. Sono poco prima delle 7 del mattino a Sölden, Austria, e ancora una volta più di 4.000 partecipanti sono al via della Gran Fondo Ötztala. Per la 36esima edizione di quella che forse è la Gran Fondo di una giornata più dura in campo amatoriale, bisogna superare 238 chilometri, 4 passi alpini e 5.500 metri di dislivello. Una sfida enorme per tutti, non importa se ex professionista oppure amatore allenato. All'inizio il gruppo scorre verso valle per 30 km da Sölden a Ötz, ma una breve occhiata al tracciato rivela che sta per arrivare la prima mazzata. Come dopo colazione, l'ostica salita fino a Kütahya, seguito dalla presunta fatica minore, il passo del Brennero. In Italia attendono poi i tornanti del passo del Giovo, prima di dover domare il gigantesco passo del Rombo con i suoi 2.500 metri di quota. Tutti coloro che vogliono portare a termine l'Ötztaler si allenano molto per mettere in forma il proprio corpo. Ma quale ruolo gioca invece la forza di volontà? Con l'aiuto del coach mentale Patrick Bernatsky del Dipartimento di Psicologia dello Sport dell'Università di Salisburgo, questa volta proviamo a guardare nelle teste degli instancabili pedalatori. Cosa accade lì dentro? Quali sono le sfide da affrontare? Ma anche chi glielo fa fare? Sia durante la preparazione che poi in gara. È impossibile non agire mentalmente. Tutto ciò che si fa in un certo qual modo è accompagnato da un processo mentale e perciò è sensato non lasciare il risultato al caso, bensì studiare già durante la preparazione le strategie adatte per raggiungere l'obiettivo. Tra Ötz e Kütahya si superano 1200 metri in 20 km. Come mi ci posso preparare come ciclista? Cosa posso fare prima per non farmi intimorire dalle salite al 17,5% fin dall'inizio? Possiamo dire che nel training mentale può essere utilizzata la visualizzazione per anticipare le cose. Ci si immagina di essere già lì e si guarda quali possono essere le sfide da gestire, positive o negative. Di positivo ci può essere che tutto ad un tratto sono in una posizione di spicco, tutto fila liscio. Poi subentrano pensieri del tipo «speriamo che riesca a tenere il ritmo» e «chissà se resisterò fino alla fine». Oppure il corpo a farsi sentire e mi vengono i crampi o dolori. Qui ho bisogno di strategie o di cosiddetti piani di attività. Come le gestisco situazioni del genere? Dopo oltre 54 km la prima possibilità di fare il pieno di energie. Nella località sciistica invernale di Kütahya a 2020 metri di quota. Per i leader è una cosa da sbrigare in fretta. Chi segue invece può bere, mangiare e respirare con più calma. Ebbene, quali sono i piani d'azione dei partecipanti in vista dei momenti difficili in sella alla bici? Crearmi immagini belle. Immaginarmi al traguardo, a cena. Sì, e non perdere di vista la meta, perché vale la pena stringere i denti. Mi sono portato la musica. Dipende, jazz, light per la salita, questo è il mio trucco. Devi ascoltare musica, la musica mi porta in alto. Penso in lasciarmi distrarre dagli altri. Il pubblico è simpatico, che ti dà la carica durante il percorso. E poi mantenere la meta in testa e dire, dai, voglio quella maglietta e perciò bisogna pedalare. Io penso a domenica prossima, compio 60 anni. Naturalmente la forza nei polmoni e nelle gambe deve essere a posto, ma la maggior parte dei ciclisti è d'accordo. Se si fa dura verso la fine, per arrivare al traguardo è decisiva la forza di volontà.
È tanto una questione di testa. Se ti blocchi non funziona più nulla. Se pensi troppo, se troppe cose svolazzano dentro la tua testa, non va più. Con Kütahy è superata la prima prova del 9 e sull'ostica discesa si può tirare per bene. Un volo di 35 km che vede sfrecciare i ciclisti attraverso Kematen in direzione di Innsbruck. I più audaci raggiungono i 100 km all'ora. Bisogna però essere svegli e concentrati, anche se sarebbe facile lasciarsi distrarre dalla bellezza della natura. Da uno scenario alpino d'alta quota a 2000 metri si scende fino a 600 metri sul livello del mare. Dopo la discesa panoramica si pedala per un po' attraverso Innsbruck. 88 km sono archiviati e ci si gode una breve fase di riposo sul tratto quasi pianeggiante. Poco dopo, però, la montagna torna a chiamare, anche se solo con una pendenza media del 3%. Ma i 39 km fino al Brennero sono la salita più lunga della Gran Fondo Ötztaler. E perciò è meglio rimanere calmi e non forzare l'andatura. Se voglio migliorare la mia forma e mi tuffo quotidianamente in sessioni di allenamento, anche plurime talvolta, vedo la crescita e il miglioramento passo dopo passo. E questo naturalmente ha un effetto su di me. Riuscire a superare difficoltà, riuscirci sempre più spesso, allena la forza di volontà. Più spesso riesco, più mi fido di me stesso e più forte diventa la mia autostima. Con l'arrivo al Brennero, la metà dei chilometri è in tasca. Quali sono i pensieri predominanti pensando a quello che deve ancora succedere? Rispetto, grande rispetto, ma anche felicità. Con questo tempo stupendo, cosa vuoi di più? Andare in bici, Ötztaler. Vengo dalla Russia, San Pietroburgo. Ciao, Austria. Ma sono troppo vecchio per queste stupidaggini, ho già 60 anni. Il punto di rifornimento sul confine italo-austriaco si trova al chilometro 127 e qui incontriamo una ciclista con una fame insaziabile di Ötztaler. Oggi sto correndo la decima Ötztaler di fila. Cioè 10 giorni, 10 Ötztaler. E perché si fa una cosa del genere? Perché oggi si cercano le sfide. Ci sono motivi diversi per cui ci si tortura in questo modo. Voler sentire le vibrazioni è uno di questi ed è abbastanza diffuso. Non ti accorgi più di dove sei, galleggi nella massa, i tuoi pensieri sono altrove, non lì dove ti trovi realmente. È come fare meditazione, è una cosa geniale. Dalla località turistica di Colle Isarco si sfreccia per 20 km verso Vipiteno, che resta più bassa. In testa tira un vento diverso. I veterani dell'Ötztaler, Bernd Hornetz e Jörg Ludewig, si sono staccati da un gruppetto di quattro sulla salita verso il passo del Giovo e ora stanno dettando il ritmo. A 6 minuti il gruppo degli inseguitori si riduce a 9 unità in cima al passo del Giovo. Più indietro, nella massa, la sfida del passo del Giovo è ora nel pieno della sua drammaticità. 15 km di bellissimi tornanti, 1100 metri di dislivello e fatica pura. Quali vie d'uscita si cercano se la fatica diventa troppa? Cosa pensa in quel caso? Andare più veloce affinché finisca prima.
Solo questo. Quando non va più, bisogna accelerare. Cosa ti dà la carica? Ovviamente è una questione individuale, perciò molto variegata. Ognuno ha i propri motivi per sfidarsi di continuo o per ricercare i propri limiti. Andare al limite significa imparare a conoscere se stessi, e questo è un primo passo importante. Vincere di continuo questa battaglia contro se stessi ti fa crescere. Per molti è anche un'avventura. La voglia di avventura, il divertimento che ne trai. Nella società moderna tutto ciò non è più così semplice, spesso questo senso di avventura si va perdendo. Esattamente 20 anni fa mi hanno dato una diagnosi molto funesta e subito dopo ho iniziato a andare in bici e ad un certo punto mi sono detto c'è anche un lato da portatore di coraggio. E poi ho deciso di essere un portatore di coraggio e di dire che anche con una brutta diagnosi si possono raggiungere mete importanti. Perché è semplicemente una dipendenza sana, ma pur sempre una dipendenza. Una Ötztaler, sempre Ötztaler. Ma mia moglie questo non lo deve sentire. Tra poco siamo su e poi giù veloci per poi risalire, poi siamo a casa e ci concediamo una birra, finalmente una birra, grazie. Oltre il limite della vegetazione, al passo del Giovo non c'è ombra. Dopo 161 chilometri con temperature estive, è di nuovo ora di fare rifornimento. Anche qui si incontrano tanti recidivi. Perché si lasciano tentare di volta in volta dalla sofferenza dell'Ötztaler? Perché il dolore lo si dimentica in fretta? All'inizio arrivi al traguardo e dici: a cosa serve questa cosa? Perché mi torturo in questo modo? Ma i giorni dopo, le settimane, i mesi dopo, diventano sempre più belli e ti aiutano a svernare. E poi dici, ma sì, la faccio anche l'anno prossimo. Ora è solo il passo del rombo a dividere i ciclisti dal loro sogno. Ognuno ha la propria strategia per battere il nemico più feroce. Penso così al rombo. Una volta ho già fatto un Ironman e quando sono lì corro una maratona. Questo me lo dico in testa sperando che possa trarne aiuto. Prima della discesa tocca lavorare sodo ancora una volta. Fino ai 2090 metri del passo del Giovo mancano ancora alcuni lunghi tornanti. Poi dall'altra parte inizia finalmente la discesa. A tutta velocità si scende un dislivello di 1400 metri in 20 km. Almeno le gambe distrutte possono riposare un pochino. La testa ha però bisogno di tutta l'energia disponibile per concentrarsi sulla discesa pericolosa. Accompagnati da un non partecipante motivato, i due atleti di spicco Bernd Hornez e Jörg Ludewig raggiungono il passo del rombo dopo 6 ore e 27 minuti. Riuscirà uno dei due a staccarsi durante la discesa? L'italiano Stefano Cecchini si è staccato dal gruppo degli inseguitori ed è terzo con un distacco di 3 minuti. Ludewig e Hornez si danno il cambio in testa, ma alla fine è Bernd Hornez a prendere il largo. A 48 anni ferma il cronometro dopo 6 ore e 57 minuti. Se ricordo bene, sono corso qui la prima volta ben 16 anni fa e allora ero un piccolissimo ciclista amatoriale e mai avrei osato sognare di conquistare il podio più alto un giorno. E ora, alla mia età, non ci speravo più, ma ci sono riuscito. Quest'anno tutto va bene.
Con meno di 40 secondi di distacco, il 41enne Jörg Ludewig conquista il secondo posto, il miglior piazzamento per lui da quando corre l'Ötztaler. Veramente sono qui per assistere il mio amico, Philip Scheddel. Però tutto ad un tratto oggi non si sentiva bene, così ho dovuto pensarci io e mi sono semplicemente attaccato alla ruota di questo pensionato. Volevo tenere ruota finché potevo. Non mi aspettavo il secondo posto, dato che l'Ötztaler è un po' il campionato del mondo dei ciclisti amatoriali. È bellissimo, mi sono divertito un mondo. L'italiano Stefano Cecchini arriva al traguardo come terzo e completa il podio. Il suo distacco è di 4 minuti. Per la terza volta consecutiva, la donna più veloce è Laila Orenos. Con 7 ore, 42 minuti e 29 secondi riesce inoltre a battere il proprio record della corsa. È una cosa speciale. Dico che vincere una volta va bene. 3 volte di fila però è semplicemente grandioso. Per la maggior parte dei partecipanti la sfida più grande è ancora davanti a loro. Estenuanti 29 km e 1800 metri di dislivello fino in cima al passo del Rombo. Non mollo più, neanche per sogno, non mollo mai. Penso sia importante non avere troppi pensieri per la testa contemporaneamente, cioè di non avere una confusione di pensieri e di voci in testa, ma di provare ogni tanto a pescarne uno dalla bolgia e di tenerlo attivo per un po'. Nel senso che provo a mantenere la calma. Questo costa meno energie. Se sono calmo in testa, questa calma si trasmette anche al corpo. È dal Brennero che soffro di fitti al ginocchio destro ad ogni pedalata e dopo ogni collinetta dico a me stesso di ritirarmi. Ma ora faccio anche questo maledetto passo del Rombo, ci mettessi fino a stasera alle 8, non mi importa, dovessi anche spingere la bici. Posso spostare le montagne. Vediamo come va a finire. La possibilità di fare rifornimento di nuove energie si avvicina. Dopo circa 2/3 della salita c'è il ristoro di Schönau. Come stai? Direi che sono sfinito. Va bene, riuscirò a battere anche la bestia. L'ultima, Ötztaler? Vediamo, ma credo di essere un recidivo. È bellissimo, è proprio bellissimo, è molto divertente. Poi se ci riesci ti porta avanti anche nel mondo del lavoro. Bellissimo. Non lo so, è semplicemente una battaglia contro se stessi. Voglio esagerare dicendo che la tua vita ti passa accanto, con gli alti e bassi, e voglio arrivare lassù. Come? Ce la farò a qualche maniera. E poi ci sono quelle sensazioni quasi meditative, una specie di flottazione. Si pedala e si pedala e si pedala e poi te ne accorgi 4 tornanti e mezzo dopo che stai ancora pedalando e che qualche tornante prima c'era il pensiero della sofferenza che sarebbe intervenuta più tardi. Ma con quella sensazione flottante pare che tutto sia più facile. Proprio quando pedali sul passo del Rombo tutto si fa calmo, nessuno parla più, si sente soltanto il grande silenzio. Per me è fantastico. È naturalmente un'esperienza basata soprattutto sulle emozioni ed è questo che porta la gente a provarci ancora e ancora e ancora. Ma non tutti riescono a flottare e per la maggior parte questa sensazione scompare dopo poco tempo. In questo caso i tornanti sembrano essere infiniti. La meta, la via è la meta, ce la facciamo in qualche modo.
spegnere il cervello, le gambe vanno da sole fin quando ci riescono. O altrimenti guardare a terra e pedalare. Abbiamo un detto nel nostro gruppo ciclistico: guardare in su, pedalare in su e stare zitti. Quando mi trovo poco sotto al passo del rombo e i pensieri mi ronzano da un angolo all'altro del cervello, allora credo sia importante porsi la domanda: che senso gli do a questo passo del rombo? Se è stato molto difficile, allora do al rombo un certo senso. E penso che il senso che io do alle cose influenzi il modo di viverle queste cose. Oppure ciò che senti nel corpo. E perciò è affascinante pensare a cosa sentirò quando quell'allenatore interiore che ognuno ha inizia a parlarmi. Cosa sentirò? A chi darò ascolto? Darò retta a quello che mi dice che sarà difficile oppure dico no, un momento, c'è un'altra voce, quella dell'allenatore interiore, che mi dice no, questo è esattamente il punto dove puoi mettere in campo i tuoi punti di forza. E penso che sia questa l'arte della preparazione mentale, la consapevolezza di questo gioco, per poi ascoltare bene l'allenatore interiore e dargli spazio. Ich genieße die letzten Kilometer jetzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe, nie. Wahnsinn. Ora mi godo gli ultimi chilometri. Non avrei mai creduto di riuscirci, mai. Pazzesco. E devo dire che allora pensavo a Jan Ullrich e anche adesso. Per lui sono venuto fin qua. È fantastico. Ora posso dire di aver fatto ciò che anche lui ha fatto. Naturalmente non lo stesso tempo, ma... Mancano solo pochi metri fino al tetto dell'Ötztaler. In cima al passo del rombo, gli instancabili dimostrano quali sfide colossali siano capaci di affrontare il corpo e lo spirito. Brava, ce l'hai fatta! Ma ora non riesco a dire proprio nulla. Un sogno sono difficili da realizzare e questo si è realizzato. Bene. Ora gli euforici ciclisti devono vedere di percorrere indenni gli ultimi 30 km in discesa fino a Sölden. Poi il loro sogno si avvererà anche ufficialmente. La cosa affascinante è che per davvero il corpo e la mente entrano in armonia e diventano un tutt'uno. È probabile che si aprano delle paratie interiori che ti fanno provare una sensazione di gioia immensa, dove lo sportivo si vede e prende coscienza di se stesso come mai lo aveva fatto prima. Apre una porta dentro di sé che poi vorrebbe naturalmente aprire più spesso e volentieri. Poi ci sono quelle vocine che ti dicono: non devi torturarti, vedrai, non dura più a lungo. E questo capita proprio a coloro che ne avrebbero bisogno, a cui farebbe bene una sensazione simile. Sono questi i momenti che ti fanno vivere, dove senti la vita dentro di te, senti che ci sei e che entri in simbiosi con la natura. La tedesca Kirsten Palland è l'ultima concorrente a scollinare sul passo del rombo. Ce la fai? Attenta, dai, su, via! Nell'oscurità e alla fine anche sotto la pioggia, i fanalini di coda si avvicinano a Sölden. Oggi Kirsten Palland ha trascorso più di 13 ore in sella alla sua bici. Tra i 1726 partecipanti sono riusciti a sconfiggere il mito Ötztaler. E la festa è per tutti, non importa quale sia il tempo di gara stampato sui loro diplomi.
Thank you.